3, 2, 1, contatto. Benvenuti al Magic Loot Show. Vi ricordo che questo evento verrà filmato, pubblicato su YouTube e trasmesso sul canale 272 del Digitale Terrestre da Sharing TV, che è visibile per adesso in Puglia e parte della Basilicata. L'ospite di questa sera è un creativo a 360 gradi. È un filmmaker, un compositore, un designer, un autore e tanto, tanto altro ancora. Alcuni dei suoi lavori sono entrati nell'immaginario collettivo perché questo straordinario creativo ha girato tantissimi spot, uno su tutti, ha creato gli effetti visivi, uno su tutti è quello spot della Kodak. Ciribiribin, chi è che non se lo ricorda questo? Ma poi ha fatto tante tante altre cose, ha lavorato con registi del calibro di Tornatore e di Salvadores. Signori e signore, è un privilegio ed un onore introdurre qui al Magic Flute Show Carlo Alfano. Eccomi Benvenuto Carlo, qua, quale ciao Magic. onore, No, quale quale onore per onore. me. Grazie, guarda, ti grazie a te dico, dell'invito. Grazie è a tutti, un'emozione. grazie. Ma non Sì. sarò da solo a intervistare, c'è qui anche il mio carissimo amico Stex, ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto tanti di quegli eventi. Io di lui dico sempre che io pagherei per ascoltarlo, quindi figuratevi che piacere che ho a organizzare e farci un qualche cosa di così interessante. Ci possiamo accomodare? Certo. Stex, tutto ok? Siamo Ok, pronti? Potete. direi che io incomincio a sedermi. Ok, iniziate ad accomodarvi. Qua c'è la nostra Bruna. Normalmente è una travel blogger in gambissima. Sarà il nostro angelo insieme a Cinzia. E praticamente, quando avete delle domande, alzate la mano. Alzate la mano. E verrete contattati dalla nostra responsabile di sala. Poi via via vedrete che per come andrà avanti la discussione potrete interloquire, interagire con il nostro super ospite. Allora, che bello averti qui, Carlo. Io Eccoci qua, direi eccoci qua. Sì. tanto per iniziare, no? Tanto per iniziare che forse più di tante parole vale qualche immagine. Io chiederei alla regia se può mandare questo trailer che abbiamo preparato, cioè che ha preparato Carlo. Great experience, fantastico. Spero che poi tutti abbiano avuto modo di vederlo, perché ci sono questioni tecnologiche da dover risolvere ogni tanto per vedere meglio. Però vedo che la gente sta applaudendo, dunque hanno buttato Quindi l'ha giù tutto. visto. Sì, O vanno sulla immagino fiducia. che. Vabbè, intanto i complimenti, vedere queste immagini scorrere. Lasciamo qualche istante perché comunque il video non parte nello stesso istante per tutti. Ah, Intanto che siamo qui, volevo farti una domanda così tanto per rompere il ghiaccio. Adesso mi è arrivato un messaggio
devo aspettare ancora un attimino prima di partire. Ok. Ok. In ogni caso, Comunque dai, questo è un... faccio questa domanda, ma al limite forniremo il link di questo video su YouTube. La prima domanda è la domanda più classica, la domanda forse retorica, ma mai significativa come in questo caso, cioè come ti trovi nei panni di un avatar? È la prima volta che entri in un mondo virtuale. Sì, caro Magic Flute, per colpa tua e per colpa del qui di fianco Stefano Lazzi, in realtà questa è la mia vera prima esperienza all'interno di un mondo virtuale. Nel senso, io diciamo, sono un vecchio dinosauro della computer grafica, quindi ho cominciato a usare i primi computer quando per fare computer grafica serviva, diciamo, una stanza grande come questa per contenere i computer che facevano le varie cose, però non ho mai, non mi sono mai lasciato affascinare troppo dal vivere all'interno di un mondo virtuale. E devo dirti sinceramente che mi sto divertendo come un pazzo, perché ho sempre pensato, un po' per, ma diciamo, dichiaro e confesso, un po' anche per puzza sotto il naso, no? Ho sempre pensato che io da buon ricercatore appunto della computer grafica, chi fa computer grafica è sempre alla ricerca della perfezione, sempre alla ricerca di creare un mondo che sia il più possibile verosimile, veritiero. E invece questa esperienza, e la chiamo esperienza, è bellissima perché mi sudano le mani, cioè sono emozionato. Tanto quanto sono emozionato quando magari mi chiamano a una conferenza per fare due chiacchiere o per fare una lezione magari importante all'interno di qualche accademia per parlare del mio lavoro, per parlare delle mie esperienze. E devo dire che noi ci siamo visti mezz'ora prima, no? Ed è Certo. stato fantastico perché io ho vissuto insieme con voi esattamente le stesse cose che si vivono nel mondo reale. Quindi chi dice, anch'io d'ora in poi non dirò che questa è un'esperienza simulata, ma è un'esperienza vera. Cioè, questo è, le cose accadono, il microfono che non va, quello che funziona, la telecamera da mettere a posto, fare le prove coreografiche dove ci si mette, tu ti siedi qui, poi ti siedi là, poi ti provi, poi fai due passi avanti, poi due passi indietro, inviti le persone. Beh, molto bello, veramente molto, molto, molto bello. Mi piace. Prima volta, ma non credo nell'effetto wow. Cioè, proprio mi piace molto. Poi, insomma, magari ne parleremo con Stefano. Certo. Che è un grandissimo, come hai detto tu, esperto di mondi virtuali. Penso che, insomma, grazie a voi li frequenterò parecchio, ecco. E questa è una gran bella notizia. Tex, vuoi chiedere qualcosa al nostro super Sì, ma ospite? guarda, innanzitutto io e Carlo abbiamo una lunga frequentazione, nel senso che abbiamo soltanto una lunga esperienza professionale, perché noi siamo andati entrambi in tempi non sospetti, negli anni 80, quando i primi passi del digitale, ma dell'elettronica, intervenivano nel cinema. Io vengo da una moviola dove una pizza di pellicola stava sulla sinistra e io passavo di volta in volta a verificare i contenuti, perché io ero l'archivista e lui era il futuro. Io venivo a organizzare i documentari a partire dalle pellicole, lui stava sperimentando le prime macchine. Erano veramente delle cose smisurate per fare le animazioni che oggi penso che il nostro cellulare è 300 volte più potente di quei computer del tempo. O Anche sbaglio, no, 3.000 Carlo? volte, Anche 3.000 volte, sì. Beh, anche 3.000 volte. allora, volevo riprendere un po' la nostra chiacchiera, no? Dicevamo prima che siamo partiti, come dire, dagli inizi, dai primordi, quando ancora la pellicola passava prima sull'elettronica. Mi ricordo un film, se non sbaglio, era l'anno scorso, Marian Bad, se non sbaglio, non mi ricordo bene, ma uno dei primi esperimenti in cui si metteva il video nel cinema, no? Ah Noi ci sì, siamo conosciuti vero. in quel periodo.
il periodo della Cinecittà italiana, il periodo in cui il cinema faceva i suoi primi passi attraverso l'elettronica, e si parlava ancora di effetti speciali. E tu sei stato uno dei primi a lavorarci sopra. Come erano quei tempi, ad esempio? Come lavoravi? Con che cose, con quali macchine, con quali tempi? Beh, diciamo che allora quelli erano gli anni 80, quindi eravamo da un punto di vista tecnologico nel lontano 83, 84, quei numeri lì. E, in realtà i primi grandi investimenti li fece la pubblicità, per quello io poi su Milano feci un decennio di lunghissima esperienza nel mondo della pubblicità, perché a quell'epoca la pubblicità era, diciamo, un posto dove viaggiavano molti soldi, le aziende investivano talmente tanto, molto, molto, molto denaro sugli spot pubblicitari, e c'era un'industria, e in Italia funzionava molto bene l'industria dello spot pubblicitario. C'erano quelle che all'epoca si chiamavano le post-produzioni, cioè luoghi dove c'erano le più moderne tecnologie. Chiaramente erano tecnologie molto, in alcuni casi analogiche, cioè si registrava su un nastro. C'erano i famosi Ampex che erano dei grandissimi videoregistratori su nastro. Poi nacquero i primi computer che avevano la capacità, non in tempo reale chiaramente, ma con tempi lunghissimi, di poter fare computer grafico. Voi pensate che, per esempio, io qui davanti a me ho questa piramide, no? Questa piramide, Sì. questo simbolo molto bello di Magic. Ecco, per fare una piramide di questo genere e per farla renderare, per fare il rendering, io per modellarla ci mettevo 2 giorni, perché dovevo in realtà inserire tutte le coordinate, cioè prima dovevo disegnare su carta la piramide, fare una proiezione isometrica. Da questa proiezione isometrica tirare fuori tutte le coordinate, inserirle a mano in questo calcolatore, principalmente programmare, anche perché non esisteva il mouse, quindi era tutta programmazione, in molti casi ad alto livello, quindi non c'era neanche il C, c'era il Fortran come linguaggio di programmazione, non c'era neanche il Basic, perché non erano ancora usciti i veri personal computer. E quindi io ci mettevo 2 giorni per fare il modello matematico e una settimana per fare il rendering di questa piramide che magari ruotava nello spazio nero. Quindi, e avevo un computer che costava 1 miliardo. Me lo ricorderò sempre. Si chiamava, Incredibile. incredibile, si chiamava Bosch, la faceva la Bosch, non quella dei Trapani, era un'omonima, una società californiana. E li faceva su ordinazione e costavano 1 miliardo. Dovevano stare dentro un box super ventilato con aria condizionata a bassissima temperatura perché scaldavano come dei diesel. Ed erano grandi. Mi ricordo che questa post-produzione, dove ci siamo conosciuti con Stefano, si chiamava UVC, dal nome roboante Unified Video Corporation. E era grande come un armadio a 4 stagioni, no, come si chiama? Sì, un armadio a 4 stagioni, no, Sì, 4 stagioni, quattro stagioni. Ma sì, 4 stagioni, mi la confondevo con la pizza. pizza, pensavo come la pizza, come un armadio enorme, e quello era un computer, ed era veramente fantastico. Io infatti nasco in quel modo, nasco molto geek, ero un grandissimo appassionato di tecnologia, però mi piacevano molto le immagini, mi piaceva la manipolazione. E quindi, insomma, siamo Certo. partiti da lì, da Certo, quel posso farti una domanda? lontanissimo. Devo dire una cosa però, scusami, ma tutto questo noi l'avevamo immaginato, ti ricordi? La cosa più forte di quel periodo lì è stato che nonostante ci fosse quella tecnologia rudimentale, noi quello che qui stiamo vivendo, in quel momento l'avevamo già immaginato, già pensavamo a questo. Ma sì, guarda, allora, di questa cosa io e Stefano ne parliamo molto, perché sembriamo un po' dei reduci del Vietnam ogni tanto quando parliamo di queste cose. Però è vero, perché noi diciamo che facevamo i tecnici, ma era una scusa, perché era l'unico modo per stare vicino a questa tecnologia. Perché se tu dicevi che eri un artista, ti sparavano a quei tempi. Cioè,
cioè degli artisti non gliene fregava niente a nessuno. Un po' anche adesso, però a quell'epoca era veramente peggio. Ma come tecnico, io a me mi chiamavano tecnico del computer, cioè io non potevo dire che ero un artista. Quindi l'unico modo per poter mettere le mani su quelle macchine era dire: io sono un tecnico, ditemi cosa devo fare, io imparo a farlo. Poi non c'era internet. Quindi io mi ricordo che i manuali del Bosch FGS 4000 erano 20 tomi enormi che io mi studiai perché non c'era mica non c'era mica Salvatore Aranzulla a fare i tutorial. Quindi era veramente, eravamo dei ricercatori veri, veri e propri, perché non, erano terreni che nessuno aveva ancora battuto. Io e Stefano eravamo però dei carbonai, perché ci trovavamo sempre nel suo, lo chiamavamo l'oculo, lui stava nei sotterranei di questa post-produzione e stava lì a guardare le pizze delle pellicole, i primi nastri, gli Ampex, il pollice, via dicendo, i tre quarti U-matic, i VHS, via dicendo. E mi ricordo che noi ogni tanto scappavamo, no, dai nostri compiti, e ci mettevamo lì a sognare che cosa avremmo potuto fare noi con questa tecnologia, che poi ci toccava fare. A me mi toccava fare le macchie di detersivo che si scioglievano, cioè le macchie di unto che si scioglievano nel detersivo. O facevo pannolini in 3D, o facevo i tubetti di dentifricio in 3D. Ho fatto tantissimi cessi. Si può Carlo, dire cessi? Carlo, Eccomi qua. Carlo, Eccomi. No, scusa se ti interrompo, ma giusto proprio per figurati. contestualizzare, Sì, no, vai, vai. non è un problema dire le marche, ma come tu hai fatto decine e decine di spot, giusto? Io ho citato quello della Kodak, che veramente se lo ricordano tutti, ma Ah, vuoi ok. dire qualche altro spot dove hai fatto post-produzione che tutti sappiamo, no? Così ci rendiamo conto del personaggio anche che abbiamo qui di fronte. Ma guardate, allora, io ho una pessima memoria e poi un difetto. Dimentico il passato, mi piace molto vivere nel Il presente presente. e proiettarmi nel futuro. Quindi per me il mio passato, cioè in realtà tu mi stai chiedendo del mio passato e capisco che forse può essere interessante, ma per me, pensa, non lo è per niente. Nel senso che il Ti passato stai lo sorprendendo con trovo. effetti speciali, Carlo. No, ma Dicendomi questo, perché, mi guarda, a me piace sempre, guarda, ieri, sempre con Stefano, abbiamo fatto una live conference per gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Brera. A Sì. me piace sempre parlare con questi ragazzi, non di quello che ho fatto, ma a me piace essere presuntuosamente un modello, nel senso, mi piace far capire a questi ragazzi che di questo mestiere è fare, 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 continuare a studiare, non fermarsi mai, perché la tecnologia, l'arte sono sempre in continuo sviluppo, in continua evoluzione, e fermarsi sul passato è veramente un errore. È chiaro che per me il passato è fondamentale, perché è quello che mi ha costruito. Oggi sono questo perché ho fatto quei lavori che stavo citando. Io, che ne so, tutte le fibre viste, noi le chiamavamo le fibre viste da vicino, io le ho fatte tutte. Cioè, tutte le fibre che si vedevano dei detersivi, dei fazzoletti, degli assorbenti, dei pannolini, io me li sono costruiti in 3D tutte quante. Ma non è che io non è che ripudio quel passato, ci mancherebbe, perché è quello che appunto mi ha dato la possibilità di crearmi un know-how tecnologico pazzesco. Ma oggi non me ne faccio niente, non mi interessa, cioè a me interessa, io continuo a studiare i software, continuo a mettere le mani in pasta. Io ormai ho 60 anni, ma uno dei miei figli, il mio figlio grande di 30 anni, ogni tanto mi guarda e mi dice: papà, vorrei essere come te. Ha 30 anni e io ho il doppio dei suoi anni, perché no, per me è una passione che E tra non ha l'altro hai fatto dei un lavori con fine. tuo figlio.
Con tuo E tra l'altro figlio con mio figlio grande Luca, sì, Luca, sì. ci siamo, sì Luca, ci siamo, sì, abbiamo scritto delle cose insieme perché poi chiaramente il mio lavoro, diciamo, è cambiato molto negli anni. Poi tra i vari difetti ho anche il difetto che mi piace qualunque cosa, quindi ho approfondito la fotografia, ho approfondito la scrittura, ho approfondito tutte le tecnologie, cioè non mi sono, tra virgolette, fossilizzato nell'ambito della computer grafica, ma poi ho spaziato, mi interessava molto appunto anche tutta la parte di filmmaking, quindi ho imparato a usare anche quel tipo di tecnologia. E quindi insomma, guarda, c'è un lavoro del passato che ricordo con grande affetto, e io feci tutti gli effetti visivi del videoclip di Vasco Rossi, Gli Angeli, Ah. diretto dal grande Roman Polanski. E mi ricordo che quel lavoro fu per me un'esperienza, una vera esperienza a parte lavorare a fianco con un genio, perché Polanski era veramente un genio. E poi con quell'altro pazzo di Vasco Rossi, io mi ricordo che lavorammo, pensate voi, lavorammo un mese e mezzo di riprese, più 3 mesi di post-produzione. Cose oggi inimmaginabili, perché purtroppo oggi Costosissime. costosissimi. Io mi ricordo che quel videoclip costò alla produzione 1.500 milioni. Cioè, oggi Pazzesco. improbabile, no? No, no, erano delle Pazzesco. cifre pazzesche. Ma non è perché c'era qualcuno che guadagnava molti soldi, ma perché le tecnologie costavano tantissimo. Veramente costavano, erano Certo. investimenti miliardari. Guarda Carlo, se posso permettermi, io ti dico che quel video in particolare, infatti quando ho letto la tua bio e ho letto questa cosa, un brivido mi ha percorso la schiena, perché io mi ricordo quando l'ho visto, come fosse ieri, per la prima volta, lo mandò il TG1. Sì. Immaginatevi che come notizia viene mandato al TG1, che è il telegiornale principale, no? E vidi questo video e rimasi incantato proprio per quegli effetti visivi, che anno era, che anno poteva essere. Poi Guarda, io mi fai una domanda a cui non so rispondere. con una canzone che è una delle L'Alzheimer. più belle di Vasco, una delle più belle, una È una canzone musica. meravigliosa, ma pensa che fu il primo videoclip che andò a Venezia. Cioè, al Film Festival di Venezia noi fummo invitati, mi ricordo che anch'io parlai in conferenza stampa, pensate voi, c'era Vasco Rossi, Roman Polanski, di fianco a Roman Polanski c'ero io, e fu la prima Incredibile. volta che un videoclip andò al Film Festival, perché fu considerato, a parte che c'era quel grande regista, quindi diciamo che abbiamo vinto facile, però fu la prima volta che venne riconosciuto che un videoclip non era edonistico rispetto diciamo, al cantante, ma che raccontava una storia vera e propria. Fu anche da quel punto di vista fu rivoluzionario, oltre al grandissimo contenuto di effetti visivi, fu uno dei primi videoclip dove c'era una storia. Non era il classico cantante che cantava o la cantante che cantava e le riprese erano tutte edonisticamente su di lui o su di lei, ma in realtà, se vi ricordate, Vasco appariva, il 40% della totale lunghezza della canzone, quindi fu una bella operazione che tra l'altro fu voluta da Vasco, quindi anche lì Vasco fu rivoluzionario. Io volevo chiederti invece se queste tecnologie del passato che ci hai raccontato, che ci hanno fatto anche sognare, se vedi un filo conduttore con quella che è la tecnologia del presente. Sì, guarda, è un'ottima domanda perché mi permette di dire una cosa che purtroppo magari suonerà banale. In realtà il mio lavoro, per come lo faccio io, non è cambiato. Nel senso, le modalità produttive sono rimaste più o meno le stesse. Chiaro, ci sono più possibilità, però sai, chi fa il mio lavoro deve adeguare l'idea che sta a monte, se usi le tecnologie, rispetto alle tecnologie che hai a disposizione. Quindi, dal mio punto di vista, 30 anni fa, se dovevo fare
una cosa complicata, troppo complicata, non la facevo. Cioè, se io dovevo modellare tutto, per esempio, questo bellissimo teatro, non mi sarei messo a fare milioni di dettagli. L'avrei fatto low poly, cioè esattamente come lo stiamo vedendo adesso. Oggi uso la stessa modalità, userei la stessa modalità, ma potrei fare qualcosa di molto più realistico, di molto più particolare. Quindi, in qualche modo, la tecnologia mi ha permesso di mantenere il mio modo di lavorare. Cioè, chiaro, io sto imparando molte più cose, ho molti più mezzi, posso pensare molto più in grande. Quindi è come se, è un po' come nello sport. Cioè, i nuotatori nuotano, i saltatori saltano, ma come si faceva 40 anni fa? Però la tecnologia gli ha permesso di allenarsi in un modo più differente, quindi di usare materiali differenti nei costumi, nel salto con l'asta. L'asta non è più di legno, ma è di carbonio o di che cosa ne so, o comunque di un materiale ad altissima tecnologia. Ma lo sport è sempre quello. Allora, in qualche modo nel mio lavoro è rimasto la stessa cosa. Cioè, io mi posso permettere di alzare l'asticella, quindi posso saltare molto più in alto. Ma il mio mestiere non è cambiato. Perché come sognavo prima, posso sognare anche adesso. Cioè, il mio modo di sognare non è cambiato. Ed è alla base del mio lavoro è il sognare mondi. È straordinario quello che dici. E a proposito di mondi, a questo punto io non posso non farti la domanda dei 100 coltelli, come si suol dire. Eccola. Cioè, siamo in un mondo virtuale qui dentro, Sì. e cosa pensi se il mondo dell'entertainment si interesserà ai mondi virtuali e potrà utilizzarlo, sfruttarlo? Ma guarda, qui mi aggancio brevemente, poi rispondo alla tua domanda, che è una domanda pertinentissima in questo momento, e anche in questo momento storico è molto pertinente. Esattamente, lo dobbiamo contestualizzare, io lo dico sempre a tutti Certo, allora, gli eventi. il trailer che avete visto rappresenta, proprio perché a me non piaceva farvi vedere qualcosa del mio passato, ma mi piaceva farvi vedere qualcosa del mio presente e mi auguro del mio futuro. Quello che avete appena visto è il trailer di un progetto molto particolare che, guarda caso, io e Stefano abbiamo sognato nell'85 e poi grazie a un po' la nostra maturità e alle tecnologie che abbiamo adesso, abbiamo potuto portare in scena. E che era quella idea di, creato un universo, poter creare più prodotti contemporaneamente. Quindi creare dei libri, delle esperienze immersive, delle installazioni, un film, una serie televisiva, una graphic novel. E questo lo possiamo fare attraverso la tecnologia. Qual è la bellezza dei mondi virtuali? È quella che io finalmente sto sperimentando. E questo discorso, sono queste due cose per me molto importanti. La prima è che è una vera immersività. Cioè, io adesso, come vi ho già detto prima, sto vivendo questa esperienza. Tutti noi stiamo vivendo questa esperienza. Cioè, io ti guardo, poi guardo il pubblico, vedo le persone, vedo chi sta arrivando, mi auguro che tutti siano presenti, attenti a quelli che stanno dicendo, vedo una telecamera che mi sta riprendendo, mi giro e vedo il nostro amico Stefano Lazzari. Allora, sto vivendo un'esperienza. È un linguaggio. Allora, chi fa il mio mestiere, cioè quello che gli americani, che sanno sempre dare un buon nome a tutto, li chiamano non autori, come li chiamiamo noi in italiano, ma creators. Cioè, chi fa il creator, cioè chi crea intrattenimento, o comunque crea cose che possono e dovrebbero interessare anche gli altri, più linguaggi ha a disposizione e più si amplia il contesto narrativo che può sviluppare. Quindi per me
in questo momento, e lo sto sperimentando fisicamente ed emotivamente, io sto vedendo che questo è un linguaggio. In più, in questo esatto momento, tutti quelli non abituati ai mondi, tra virgolette, virtuali, si stanno chiedendo, cioè tutti quelli che hanno teatri, mostre, cinema, creano intrattenimento, televisione. Si stanno domandando, ma noi come possiamo con questo benedetto o maledetto Covid-19 creare nuove tipologie di comunicazione utilizzando altri linguaggi? E questo è perfetto. Questo mondo è perfetto. Poi voglio aggiungere anche un'altra cosa, no? Perché anche Stefano mi aveva detto, guarda, Stefano è un grande conoscitore, quindi conosce Samsara, Second Life, tutti i mondi dove in realtà la qualità è molto elevata, no? Soprattutto in Samsara. E mi ha detto, guarda, Altspace VR però è molto low poly, molto basico. Ecco, io per esempio, un'altra esperienza che ho fatto di parecchi anni è quello di portare la nuova tecnologia nel cartone animato. Sono stato uno dei primi che, insieme a Medusa Film, ha investito proprio risorse e tecnologie e conoscenza per creare cartoni animati non più solo in modo tradizionale, cioè disegnando a mano, ma usando le tecnologie. Ecco. A me sembra di vivere all'interno di un cartone animato. Cioè, se io mi Esatto. guardo intorno, mi sembra di essere in That's All Folk. Come ti Mi dicevo posso l'altro giorno permettere quando. di interromperti un attimo? Voglio farti Certo. solamente notare una cosa. Tu hai questa sensazione di immersività che comunque è vera, seppure tu stai davanti a un computer. Noi siamo Esatto. fatti in modo tale che ci medesimiamo. Io sono qui con un visore per la realtà virtuale, un Oculus Quest, e ti invito a provare la stessa esperienza, venire qui in una location come questa, ma con un visore per la realtà virtuale. Lì l'immersione è totale e questo è il motivo per il quale questi mondi sono low poly, a differenza ad esempio di Second Life, dove non puoi entrare con un visore o comunque non puoi avere un effetto così immersivo. E tu prima accennavi al discorso dell'attenzione, no? Quando indossi un visore, le persone che sono qui e sono solo qui, sono rapite da quello che dici, da quello che racconti, poi chiaramente sta anche all'interesse delle cose che dici, no? Però la sensazione è ancora aumentata e ti invito a provarla prima possibile, intanto che devo farti l'ultima domanda a questo punto, no? Anche se Vai. da come hai parlato mi sembra proprio di intravedere già la risposta. Adesso che hai un avatar e sei entrato in un mondo virtuale, e continuerai questa esperienza, perché per noi che stiamo qua dentro è fondamentale avere delle persone che siano così creative, che parlino tutti questi linguaggi. Beh, ti dico che nulla sarà più come prima, cioè nel senso voglio assolutamente, ma poi ti ripeto, con Stefano noi ci stiamo già ragionando molto su questo concetto di portare alcune cose, tra cui anche questa great experience, di portarla all'interno dei mondi virtuali. Poi scusami, aggiungo una cosa. Per me c'è anche un grandissimo interesse, che è quello di cercare di creare dei ponti tra quello che è l'esperienza virtuale e quello che è l'esperienza reale. Quindi proprio di Certo. portare, addirittura di fare una trasposizione, cioè portare quello che è il linguaggio del virtuale, del mondo virtuale, nel mondo reale. E anche lì, secondo me, ci sono spazi molto interessanti, direi infiniti. Quindi direi di assolutamente sì. Cioè io non credo proprio che me ne andrò da questi mondi, anzi, voglio frequentarne altri, caro Stefano e caro Magic Io Flute. purtroppo posso parlare poco perché si sente male, ma applaudo, internamente applaudo. Ecco, ma mi viene da dire, caro Carlo, benvenuto, sei nel posto giusto al momento giusto.
Qua anche tra il esatto. No, pubblico ma ci io. sono delle persone che arrivano da mondi virtuali diversi. Vedi, questa piramidina qui, come ti spiegavo l'altro giorno, è Certo. effettivamente un portale che mette in comunicazione mondi. E qui abbiamo realtà diverse che sono rappresentate. E quindi vedrai che se tu vorrai esplorare, anche per prendere delle idee, ci sono molti ambiti in cui possono essere utilizzate le tue esperienze, diciamo, le tue straordinarie capacità creative. No, no, ma poi è bello perché un'altra cosa che a me piace, per esempio, e qua cito le poche persone che al momento ho conosciuto, io ho trovato una cosa eccezionale, per quello la chiamo esperienza, ho trovato della passione. Cioè io, quando tu parli, quando tu mi parlavi, ma poi quando ho parlato con Samo, come ho parlato con Bruna, cioè ho trovato che siete tutti appassionati. Questo Assolutamente, questo è il nostro motore. mi ha particolarmente colpito. Colpito, colpito molto. Cioè, che qui ci Grazie. siete Una cosa per. importante da fare, Carlo, Dica. trasformare la passione in professione. Esatto. Vabbè, ma noi siamo cintura nera in questo. Ah, su questo non ci Ah, beh, manca sì. nessuno. Cioè, Che io passa adesso? Insieme. quello ho fatto nella mia vita. Cioè. Cercare ogni giorno di trasformare la mia passione, i miei sogni nella mia professione. Questo comporta dei compromessi e in Porca qualche miseria. maniera uno sguardo importante sulle cose. Però Ah, sì. se non parte Caro la passione non parte niente. A me Stefano, vai tutto dispiace a scatti. infinitamente che la voce di Ah, sì. Stex purtroppo stasera arriva proprio a scatti perché, A come scatti. dicevo prima, io pagherei per ascoltare Stex. Però questi Ah, sì. possono essere anche delle problematiche legate alla connessione di rete Forse o la cose di questo. connessione di rete di Sono, Stefano, sì. diciamo, ecco, ci sono anche, questo è un po' il punto debole, siamo in un mondo online, chiaramente, Certo. è fondamentale anche il tipo di connessione, ci sono dei momenti di congestione della rete, proprio prima abbiamo accennato al Covid, figuriamoci quante persone che sono tutti collegati. Va bene. Io direi che a questo punto, se vedo che sta continuando ad arrivare gente, però direi che a questo punto potremmo salutare il nostro pubblico. Ma qui abbiamo il cartellone del prossimo evento, del prossimo Magic Flute Show. Avremo Cristiana Pivetta che è qui in sala con noi, che è una docente e ci parlerà dell'apprendimento nei mondi virtuali. Guardate, questa è un'altra grandissima dimensione, grandissima potenzialità che hanno i mondi virtuali.